Mister, buongiorno. Diciamo che abbiamo sperato un pochino tutti in tribuna, perché intanto abbiamo visto una situazione migliorata sul piano del gioco, sul piano della condizione, anche un po', anche se non è durata fino alla fine, sul piano della volontà della sua squadra. Un po' tutti abbiamo sperato che con il 2-1 si potesse arrivare a concludere finalmente una vittoria e a muovere la classifica. Mi sembra che già da quello che ha detto, tutto sommato, lei sia soddisfatto di come hanno giocato i suoi giocatori. Ritiene di essere stato penalizzato in qualche modo da qualche comportamento, non so se arbitrale, non so se qualche manchevolezza di qualcuno della sua squadra, oppure lei ritiene che sono quelle situazioni che nascono e si esauriscono un po' per conto suo, senza precisi riferimenti di cause o di colpevolezza? Ma io penso che la squadra abbia fatto un'ottima prestazione, abbiamo avuto un'intensità alta, abbiamo lottato su ogni pallone, penso che abbiamo anche soprattutto quando eravamo in 11 abbiamo espresso anche un buon calcio, abbiamo avuto le nostre occasioni per andare in vantaggio. Il pareggio del Cuneo sinceramente è un po' dubbio, perché parlano di un fuorigioco o comunque, insomma, la scelta dell'arbitro a mio avviso è stata sbagliata, perché nel momento in cui ha dato calcio di rigore non doveva mandar fuori il portiere, quindi probabilmente avrebbero pareggiato, saremmo rimasti 11 contro 11, ma la partita te la giocavi. Siamo rimasti in 10, comunque la mia squadra è stata bella compatta, bella attenta, e siamo riusciti ad andare in vantaggio. Poi ci ha condizionato o ci ha penalizzato qualche episodio, come di solito succede nel calcio, però io penso che i miei ragazzi hanno lottato, non sento di dir nulla, tranne il fatto che sappiamo che avendo questa intensità possiamo tirarci fuori il prima possibile da questa situazione. Altre cose da dire non ne avrei. Dispiace, perché effettivamente fatto il 2-1 in 10 e a 10 minuti dalla fine ho creduto anch'io sinceramente che potessimo muovere la classifica, così non è stato. Ritorniamo nella nostra apnea e ripeto, sono convinto comunque che ne veniamo fuori da questa situazione, anche perché dopo una prestazione del genere so eventualmente o posso partire da delle certezze, che sono tante, certo, e magari correggere qualche altra cosa. Senta mister, l'azione del calcio di rigore che ha portato un po' tutto uno sconvolgimento e nella sua formazione e nel morale probabilmente anche dei ragazzi, dalla tribuna si è vista molto poco e male. Lei come l'ha vista? Cioè, il ragazzo ha fatto fallo, secondo lei, sull'avversario, il portiere? Il portiere non ha fatto fallo. L'arbitro pare che abbia visto un fallo di Canino che era in recupero. Sulla schiena. Sì, pare che abbia visto quello. E se devo trovare un errore probabilmente Canino non era messo benissimo nel momento in cui l'azione è partita, ecco, perché la palla era molto spostata sulla, se non sbaglio, tra le due panchine, più verso la mia, sulla linea laterale, e Canino era un po' largo e non aveva quei 2-3 metri di prevenzione che io chiedo nello scivolamento della linea difensiva quando la palla è esterna. Quindi io vi ho fatto notare questa cosa qua, perché sicuramente con i 3 metri di prevenzione con la velocità che ha, sicuramente sarebbe arrivato lui facilmente sulla palla. Senza avere bisogno. E quindi non avremmo avuto bisogno dell'intervento di Rampoldi, il risultato sarebbe rimasto 1-0, certo. Sareste andato in vantaggio 1-0. Però ripeto, il calcio è un episodio. Giustamente lei. Ma dispiace, perché comunque noi in settimana le proviamo tante queste cose qui, certo. E non ci possiamo permettere
in questo momento di fare errori di posizionamento soprattutto, perché è un errore di posizionamento. Poi lui è convinto che abbia mantenuto la linea per mettere in fuorigioco l'attaccante, sinceramente non l'ho ancora rivista. Certo. Se era fuori gioco lui ha fatto bene, perché vuol dire che aveva letto bene la situazione, guarda lì e l'arbitro purtroppo hanno sbagliato. Bene, oltre, cioè nel fare gli auguri che tutto proceda sul piano del gioco come oggi e non sul piano del risultato come oggi, sperando in bene, la ringraziamo. Grazie a voi e buona serata a tutti.